Improvvisa la nomina a cardinale. Se l'aspettava? No, improvvisa pure per me. Non mi era stato preannunziato nulla da parte di nessuno. Stavo dicendo messa a Ribera. A fine messa mi hanno detto che il Papa dalla finestra aveva fatto il mio nome. Inizialmente pensavo uno scherzo e poi ho dovuto credere perché le prove le ho avute. Qual è lo stato d'animo con cui ha accolto questa notizia? Beh, per adesso confusione. Non credo che sia un titolo onorifico quanto un servizio che mi viene chiesto per il bene della Chiesa. E come sino adesso ho tentato di fare la mia parte, so che devo continuarla a fare, anche se con qualche responsabilità in più, ma niente di straordinario se non amare ancora di più questa Chiesa. Sua Santità ha dato con questa nomina ancora più risalto a quella che è una Chiesa di periferia, un amore per le periferie, e lei possiamo definirlo un cardinale di periferia. Ma di periferia, sì, se periferia, io sono contento che questa nomina riguardi Agrigento, perché penso che sia un riconoscimento per questa terra così provata, così difficile, ma che merita attenzione. Se il Santo Padre ha pensato ad Agrigento e a Lampedusa, anche nella mia persona, questo mi riempie di gioia, perché quello che desidero per Agrigento è che per me veramente questa città, questa terra possa essere luce per tutti. E se questo giova ad attirare un po' lo sguardo su questa terra, io sono contento. Per il resto il mio lavoro e il mio servizio continuerà come prima. È un impegno che mia madre mi trasmise da quando mi allattava, di servire i poveri, e tenterò di continuare perché non credo che cambi niente nella mia vita. Quindi come scenari cosa dobbiamo attenderci? Rimane qui l'Agrigento con noi? Ah, questo non dipende da me. Io so che questa è una nomina. Il Papa mi ha fatto cardinale, non c'entra niente col servizio che svolgo. Per cui continuerò a servire questa terra con la stessa dedizione e, permettetemi di dire, con la stessa semplicità con cui l'ho sempre fatto. La prima telefonata che le ha detto Francesco sei cardinale, da chi l'ha ricevuta? Non è stata una telefonata, ma è stata la gente di Ribera, perché eravamo in chiesa, finita messa, qualcuno si è avvicinato ad uno dei sacerdoti presenti e ha dato la notizia, incredulità inizialmente da parte mia, e poi ho avuto la gioia oggi di sentire anche il Santo Padre, è stato così cordiale e così caro nei miei riguardi, e lo ringrazio perché si è degnato di guardare a me, non pensavo affatto che avrei imboccato questa strada. È un servizio in più.